Ciao a tutti amici e bentornati in 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game. Come al solito io sono Amorucci, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Amici, siamo già su 7 Days to Die, sono qua per farvi vedere delle cose importanti e continuare la nostra avventura. Dunque, prima di tutto andiamo a vedere una cosa basilare. Il nostro personaggio, ok, ha un'infezione da 2 ore e 30 minuti ed ecco qua cosa possiamo... Potremmo usare questo... in realtà se usiamo questo potremmo guarire. È vero? È verissimo. E questa è la prima cosa, amici. Importante. Prima cosa che abbiamo sistemato. Seconda cosa, tutto questo inventario è veramente un casino. Tutto questo inventario. Attenzione, stiamo attenti perché ci sono zombie in giro. E siamo in un punto che adesso vi faccio vedere. Siamo esattamente qua. In questo punto qua. Un punto strano. Io sono andato avanti un po' per andare a vedere dalla nostra zona. Questa è la fabbrica. Io sono esattamente qua. Vi ricordo che la nostra casa è praticamente qua. Quindi è un po' lontana. Però, amici, però, siamo qua in questo posto. Guardatelo. E dietro là ci sono degli zombie che stanno cercando di uscire. Dunque, che cos'è questo? È un buco. Attualmente è un buco. Però in realtà... Non so esattamente cosa ci sia dietro lì, però ho già ucciso uno zombie. Ora lo andremo a scoprire. Facciamoli un po' incacchiare. Agitiamoli un attimo, questi zombie. Diciamo magari anche questo. Là. E in realtà c'è uno che striscia. Ok, ti devo sempre stare attento. Ok, eccolo qua. Questo qua è l'omino che striscia. Affrontiamolo in tutta sicurezza. E arriva anche un ciccione. Che ovviamente non prendo mai perché... Adesso sì. Mettiamolo in testa anche così. Tac, muore, perfetto. Non so se è morto, non credo. Non è morto. Questo qua non è morto mai. Questo qua... E lo facciamo morire adesso. Questo qua sta arrivando qua. E muoviamoci perché... Quelli che strisciano... Noto che hanno sempre un po' più di resistenza degli altri. Ok, non l'ho mai preso così. Ok, preso adesso. Preso ora. Perfetto, vediamo cosa... Il problema è che non ho posto nell'inventario. Però abbiamo questo spazio qua. Che diavolo è dentro qua? È tipo una sorta di rifugio. È una sorta di rifugio. Abbiamo della... Vabbè, small stone, ok. Abbiamo 150 token. E guardiamo bene. Questo servirebbe. Però la possiamo craftare, quindi no problem. Un auger schematica, questo ci serve. E... Andiamolo a leggere subito. Perfetto. Poi qua abbiamo un corpo vuoto. E qua abbiamo legna. Legna che in realtà non abbiamo, ma qua è... la prenderemo a go-go. Però sta arrivando la notte. E io non starei chiuso lì. È una sorta di bunker. Possiamo mettere anche magari un... waypoint. Facciamo un save waypoint e mettiamo magari questo. Ho scritto bunker. Ok, perfetto. Abbiamo il nostro bunker. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo muoverci assolutissimamente verso la nostra base. Anche perché abbiamo, che tra l'altro è di qua. Anche perché abbiamo l'inventario strapieno. Intanto vi facevo vedere, oltre a questo bunker qua, anche che in questo deserto, che questo è niente, praticamente deserto in cui il personaggio ha molto caldo, lo vedete in basso a sinistra dalla temperatura, quindi bisogna muoverci a uscire da questo deserto, bisognerebbe spogliarci di più, però in realtà chi se ne... Proseguiamo da questa parte qua. E andiamo verso casa nostra. Però volevo farvi vedere il deserto, volevo farvi vedere un bel po' di cose. E fantastico, siamo riusciti. Vi ho fatto vedere come guarire anche dall'infezione. Con quel bellissimo, bellissima cosa. Ora,
È notte, è quasi mezzanotte. In realtà, il cactus dà qualcosa? No, non sembra. È un maiale. Però direi di non ucciderlo. Piacerebbe addomesticare. Guardate la nuvola di polvere. Mi piacerebbe addomesticare gli animali. Quello sarebbe una roba bella. Dunque, il gioco intanto è stato aggiornato. Sono stati corretti parecchi bug, spawn vari e altre cose. Quindi è stato ulteriormente migliorato. Però siamo ancora all'alfa 15.1, come potete ben vedere in alto a destra. E siamo in rotta per l'alfa 16, che dovrebbe uscire l'anno prossimo. Quindi alfa 16, che permetterà sicuramente ulteriori cose. Vedete, il personaggio ha caldissimo, quindi vediamo di muoverci, uscire da questo terreno qua. Vedete che consuma molti più liquidi. Ok, siamo praticamente dietro al mercato. Mercato che vorrei visitare per vedere se cambiano le cose. Potremmo anche e possiamo anche vendergli qualcosa. Però apre alle 9 del mattino, attualmente è chiuso, anzi alle 8 del mattino se non erro. Ok, vedete che mi ha praticamente. Questo non è. Me l'avete scritto anche nei commenti, non è un bug, è una sorta di respawn perché ci avviciniamo troppo lì. Quello me lo fregherei volentieri per farci, perché ci servirebbe in base, anche la bandiera non sarebbe male. Comunque, detto questo, amici, direi che attendo 4-4. Che la notte passi in maniera tale poi da andare al mercato, questo bellissimo mercato, e vedere se ci vende qualcosa di diverso. Perché come avete scritto nei commenti, cambiano le cose che ci vendono. Andremo a vederlo. Si è aperto il fottuto mercato, quindi entriamo, chiudiamo e andiamo a verificare se è vera. Ed è vero sicuramente che cambiano qualcosa. Buongiorno signore, buongiorno. Allora, guardate un attimo, mi avete fatto notare ovviamente voi nei commenti, c'è un timer qua, c'è il restock fra un'ora, 48 minuti e 50 secondi, vuol dire che questi articoli qua vengono e si cambiano ogni scoccare, cioè ogni esaurimento di quel timer, quindi quando finisce quel timer cambiano gli articoli parzialmente o totalmente, quindi in realtà gli articoli che ci servono, mechanical parts, stavolta potrebbe averli, il problema è che anche adesso non ci sono. Ci sono gli electrical components, ma non quelle. Tra l'altro, electrical Well, how components about you che browse your ass right out non of my hanno store? attualmente un crafting. Probabilmente sono stati aggiunti per l'alfa Oh, let me 16. guess. You Alfa need to 16 che buy dovrebbe something. mettere l'elettricità, aumentare il crafting, ma non cambiare di per sé la mappa che è già stata cambiata in questa modalità qua. Quindi in teoria potremmo continuare la nostra serie senza resettare il tutto. Ok, quindi un fertilizer, Obsid. Ad esempio, una cosa che mi servirebbe è la wrench. Non c'è neanche le wrench, perché di wrench purtroppo ne ho solo una. Non abbiamo le parti lì, non abbiamo la. Non c'è un cavolo, non c'è, non possiamo comprare niente. Abbiamo 371 cocuzze, possiamo vendere questi e prendere 402 e guarda qua, your skill is All that damn butter is now talking level and hoots, 2 and that's e all you dovrebbe got? essere questo skill qua, eccolo qua, il barter. Il barter che ci permette di comprare a minor prezzo e vendere a più alto prezzo, If you quindi break it, you commerciando oppure buy it. spendendo i punti, come sempre. Buongiorno sempre signore, sono sempre qua per verificare se lei abbia qualcosa di interessante, ma non ha mai nulla che ci interessa. Possiamo vendergli qualcosa? Sì, la gunpowder, non gliene frega niente, va bene. Potrei vendergli short iron pipe, perché no? Tanto io le produco, gliene vendo 10 e chi se ne frega. Poi andiamo a vedere che altro possiamo vendergli. Questi direi di no. Il brass. Glielo vendiamo tutto, prendiamo un po' di soldi. A Wooden Club no, e qua Oh, potremmo you want a fare già guarantee, huh? qualcosa, cioè Well, maybe you should try the toglierci Chevrolet. questo, metterci questo. Ok, però in realtà questo qua, ok, lo possiamo vendere anche, perfetto.
e anche togliere lo SWAT helmet e mettere questo elmetto qua che ci permette di accendere la luce di notte, vedete? L'avete scritto nei commenti, l'avevo fatto anche nella scorsa alfa, ma poi nella scorsa puntata non ho fatto in tempo a farvelo vedere. Comunque, vendiamo questo. Questo qua lo teniamo per ora. Per ora ci teniamo queste cose nell'inventario, direi. Non vendiamo più nient'altro. E possiamo abbandonare, ovviamente, questo, questo shop, anche perché non ha nulla di che. Tra l'altro qua, se vedete, avete la possibilità di usare il cement mixer e questa qua è la workbench che vorrei fare, quindi in realtà qua potrei fare la wrench se avessi il forged steel. E poi servono 4 mechanical parts, quindi anche fatta la workbench che vorrei fare, che è esattamente questa, ci servirebbe comunque il mechanical parts. Cavolo, va bene, ok, allora direi di tornare verso la nostra base per vedere in che situazioni è. Spero in belle situazioni. L'abbiamo lasciata incustodita, l'abbiamo lasciata sola, però adesso vedremo a che punto è. Mi piace il fatto che comunque in salita il personaggio rallenti un casino. È fantastico ed è una cosa anche vera, anche giusta. Ora amici, cosa facciamo? Lascio giù i pezzi nella base. Siamo al giorno 49. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente luna rossa. E vuol dire anche, intanto in questi tronchi si trovano sempre qualcosa, quello lì l'avevo lasciato lì dall'altra volta. Eccola qua la nostra base dall'alto, fantastica, da finire. Però attualmente la base, per come è fatta, non è pronta ovviamente a resistere a un assalto. Quindi cosa dobbiamo fare? Semplice, dobbiamo entrare nella base, scaricare l'inventario, recuperare alcuni viveri e ripartire per una nuova esplorazione cercando appunto altre cose che ci servono. I famosi mechanical parts ci servono. Probabilmente smontando i frigoriferi troveremo dei mechanical parts. Il problema è che l'unico frigorifero che ho è questo e non ho voglia di smontarlo. E quindi me lo tengo così. Allora, vediamo un po'. Tiriamo un po' di cose via. Dunque, allora, questo via, questo via, questo via, via anche questo. Questo va dall'altra parte, ok, andiamo di qua, mettiamo via questo. Qua ci sono tutti i pezzi delle armi e amici, ne assembleremo una molto presto, perché forse ne riusciamo a coprire una, piacerebbe farne una, l'avevamo fatto negli scorsi video, ma è giusto sempre farvelo vedere, anche perché è giusto avere delle armi. Ok, qua la K47 va da questa parte qua. Poi le riordinerò io. Shotgun shell non ci serve adesso, questo sì, ce li portiamo dietro, questo sì. Gas can lo mettiamo qua per ora, questi li possiamo scaricare. L'iron via da questa parte, questo ce lo portiamo dietro. La yuca ce la portiamo dietro, dobbiamo questo lo possiamo lasciare giù volendo. Questo qua no, lasciamo giù il reinforce, no, teniamoci il reinforce e lasciamo giù questo per ora. Ok, perfetto, andiamo qua, lasciamo giù quest'acqua qua e portiamoci quest'acqua qua. Qui beviamo già un po', va sempre bene, e direi di bere ancora fino a sazietà. In realtà potremmo bere questo qua con il nostro yucca. Migliora, abbiamo anche un boost ovviamente per quanto riguarda, eccolo qua, vedete, per quanto riguarda questo è un cool drink come lo chiama lui, per cui direi che abbiamo tutto, questi li scarichiamo, acqua l'abbiamo, mangiare abbiamo mangiato abbastanza bene, direi che possiamo ripartire. Lasciamo giù anche i mechanical parts che abbiamo trovato, la wrench ce la portiamo dietro, tutte e due perché ci servono, queste ce le portiamo dietro, ci portiamo dietro questi, non si sa mai, gunpowder mettiamola giù, le piume
Ce le portiamo dietro per sicurezza. Mi avete detto di fare le frecce di ferro, lo faremo. Non ora, però potremmo farle anche ora, in effetti. Perché? Arrow. Iron Arrow. Serve l'Iron Arrow Head. Iron Arrow Head. Si fa qua iron e clay. Quindi in realtà noi potremmo anche farlo. Iron Arrowhead, eccolo qua. Ah, alla grande, possiamo fare un fottio. In realtà non serve neanche metterli questi qua. Usciamo un attimo, rientriamo. Direi facciamone 50. Craftiamole al volo. Beh, 50 pezzi. In realtà questi non servivano qua. Li dovremmo smeltare. E li smelteremo pure, anzi, li terremo così per rinforzare le cose. Ne faremo altri. Forged Steel. Possiamo farlo, vi ricordo, ci serve per fare anche la wrench, ma anche altre cose. Ma andremo avanti. Crafting lo possiamo fare, ma direi di non farlo adesso. Concentriamoci sull'andare via rapido, poi nelle prossime puntate Forged Steel, speriamo di trovare altri mechanical parts. Dai frigoriferi, è facile trovarli, da quello che mi avete detto, e ci proveremo, ovviamente. Ora, come siamo messi? Ce la facciamo? Sì, direi di sì. E ce la fughiamo. Perché? Perché ovviamente la base non resiste. Ovviamente. Feather ce l'abbiamo, ci manca il legno, le feather. E il legno dove cavolo l'ho messo? Era qua? Sì, era qua. Ok, non lo vedevo. C'avevo sotto gli occhi, non lo vedevo. Ok, facciamone. Che le lasciate dentro? Perché le lasciate dentro? Perché amo le lasciate dentro qui quando le devi craftare ben 50? Perfetto, il legno non ci serve più, lo mettiamo via. Questi ci servono. Ok, e anche questo, come da vostro consiglio, consiglio giustissimo, è stato fatto. Amici, sono le 18 e 14 e io direi. Parto per un'altra esplorazione. Andiamo a capire dove possiamo andare. Io andrei dritto da questa parte stavolta. Cioè, dritto per dritto da questa parte qua. Che cavolo era sta schifezza? Uno zombie spiaccicato. Dritto per dritto da questa parte qua. Navighiamo e andiamo verso questa parte qua. Raccogliamo più drop possibili. Andiamo all'avventura sperando di trovare un po' di mechanical parts che ci servono. Soprattutto perché questo qua l'avevo già visto, c'era scritto empty, quindi l'ho già visto, no, non c'è scritto untouched come al solito. Perché vorrei trovare un po' di case, perché nelle case ci sono i frigo ed è fantastico. E poi vorrei esplorare questo bel bioma qua. Però, amici, per questa puntata è tutto. Andremo avanti nella prossima puntata, esattamente da qua, e andremo avanti ovviamente nell'esplorazione, superando la notte, si spera, e ovviamente andando verso questa parte qua, verso l'ignoto. Speriamo di trovare, mi stavo impassando, cose importanti. Amici, vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video. Commentate, condividete. Mi raccomando, il like è importante, lasciatelo, assolutissimamente lasciatelo. Da Amoruso è tutto. Lasciamoci alle spalle, ormai non si vede neanche più la nostra fortezza. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.